Buonasera, benvenuti a questa serata di trasmissioni di Libri TV, la serata del 28 marzo. Io sono Gianni Colacione e cominciamo con, come di consueto, con la virgola, con questo piccolo editoriale. E racconto un pochino delle un po' impressioni che ho registrato e in qualche modo in questi giorni, stando a Roma. In questi giorni Roma ha vissuto l'esperienza della visita ufficiale in Italia del presidente Obama, accompagnato dal segretario di Stato John Kerry, che ovviamente è stata comprensiva anche normalmente, come sempre accade, della rituale visita al Papa, ovviamente in Vaticano. Obama è il presidente dello Stato più potente del pianeta, come tale Roma si è apprestata ad ospitarlo. 60 ore dense di incontri, impegni, 60 ore, non di più. Ragionevolmente le misure di sicurezza correlate all'importanza dell'incarico sono state straordinarie. Per gli spostamenti nella città si sono resi necessari alcuni accorgimenti, come per esempio la chiusura temporanea di certe vie, cosa che ha fatto appunto molto discutere, direi che hanno suscitato addirittura delle polemiche. Il corteo presidenziale pare fosse composto, corteo, insomma il convoglio di macchine, la serie di macchine, composto di 26 vetture, facenti parte di un parco auto di 40 che Obama si era portato dagli Stati Uniti con un apposito aereo. 60 ore, non di più. Eppure, dalle varie polemiche e dallo sdegno, pare che Roma fosse, appunto da quello che ho registrato, pare appunto che Roma fosse stata invasa militarmente dagli Stati Uniti. La sensazione che si poteva e che ho potuto percepire un po' tra i romani, ma più o meno di persona, su internet e così via, era quella appunto di un affronto, di un sopruso, dell'imposizione di uno stato di coprifuoco permanente, condito dalle solite considerazioni tipo chi paga oppure quanto ci costa. Ecco, beh, queste polemiche hanno offerto, a mio parere, il solito spettacolino dell'italietta, in tal caso romana, dell'operetta provinciale, un po' anche meschina, chiusa nelle sue piccole beghe, che più della dignità di un pettegolezzo appunto non possono vantare. E ho sentito anche alcune lamentele che sono scaturite appunto da questa visita su un presunto stato di asservimento. Quindi da questa visita si è dedotto questo stato di asservimento dello Stato italiano nei confronti del prepotente grande Stato con la bandiera stelle e strisce. Insomma, la solita schiuma. Ritengo che se l'esposizione politica, il ruolo che ricopre un personaggio, l'incarico comporta certe misure, ebbene queste siano oltre che legittime, opportune, nonché anche doverose per un appunto paese ospitante. Sono misure peraltro che si assumono reciprocamente quando si fanno visite ufficiali. In tal caso i veicoli di fiducia Obama se li è portati da casa, poi magari si può anche reclamare perché non si è portati i panini e magari ha scroccato qualche pranzo ufficiale, ma insomma con la retorica del chi paga si può procedere all'infinito. E quando parlo di schiuma lo faccio soprattutto in considerazione della provenienza di queste proteste. E allora provo a fare una rapidissima, ovviamente parziale, analisi. Io vivo a Roma, che come capitale serve il paese con una miriade di luoghi istituzionali, ambasciate e quant'altro, e posso dire di provare da sempre la spiacevole sensazione di trovarmi quotidianamente, non 60 ore, assediato nel traffico relativo, appunto correlato alla presenza istituzionale, e non soltanto le auto blu, ma anche le auto appunto dedicate appunto alle forze dell'ordine, per i servizi di scorta, pullman, pulmini con i vetrini oscurati, motociclette, apritraffico e così via, schiere che passano nelle vie spesso contromano con le sirene spiegate e così via. E non è solo appunto il traffico che caratterizza la presenza istituzionale in città, c'è anche la sottrazione permanente
e non per 60 ore, della fruibilità di certi posti molto belli, sedi di organi istituzionali, ambasciate. C'è anche l'imposizione di misure che limitano perfino in certi casi il traffico pedonale in certi luoghi. Ovviamente poi sappiamo tutti che, tornando al discorso delle auto blu, sappiamo tutti dell'abuso, perché ormai è abbastanza se ne è parlato, le polemiche sono continue sull'abuso che si è fatto in Italia e che in parte anche continua, forse si sta cercando di mettere un po' rimedio, di certi strumenti appunto come le auto blu, col pretesto della sicurezza a spese dello Stato, a spese nostre, cioè. Eppure l'indignazione scatta per quelle 60 ore di presenza di chi ragionevolmente necessita di una protezione strettamente collegata al proprio ruolo, una protezione straordinaria. Protezione che non ci è stata spesa e accollata interamente come stato ospitante, mentre invece interamente ci sono state accollate come popolo suddito contribuente le spese per autovetture blu dal costo di svariate centinaia di migliaia di euro, come Maserati, Jaguar, evidentemente necessarie ai nostri ministeri, ministri e quant'altro, rigorosamente blindate. D'altra parte, chi è che non può supportare la necessità della protezione della propria persona in Italia con una letterina di minacce, magari ricevuta appunto con due bossoli, una telefonata anonima, una congiuntura sfavorevole. Insomma, io come romano e con me un altro paio abbondante di milioni di persone, quotidianamente, non per 60 ore, vivo le devastanti condizioni del traffico cittadino, che spesso basta una semplice pioggia per o uno sciopero dei mezzi rigorosamente il lunedì o il venerdì, o un semplice incidente su un'arteria importante, per non parlare di quello che accade quando ci sono 3, 4, 5 manifestazioni, alcune pericolose e che meritano una precauzione che spesso non basta e si diventano effettivamente pericolose per l'ordine pubblico, diventano incidenti e così via. Ecco, vivo questa cosa quotidianamente, non per 60 ore, e diventa tutta quanta una paralisi totale il nostro traffico cittadino e la possibilità di muoversi, e quindi il diritto allo spostamento è ridotto. Voi che mi ascoltate sappiate da oggi che se una metropoli italiana non riesce a metabolizzare una visita presidenziale che comporta un incremento complessivo nel traffico quotidiano di 40 vetture per 60 ore, si può gridare quasi appunto in modo catartico all'invasione, ci si può appellare all'ONU, magari anche chiedere dei risarcimenti all'ospite per ritardi negli spostamenti, per il consumo straordinario dell'asfalto. Purtroppo però poi dopo questa cosa finisce, perché dopo aver visitato, e infatti è finita, dopo aver visitato il Colosseo, tipo prudente Obama, perché probabilmente lui è a conoscenza del fatto che potrebbe non ritrovarlo nella prossima visita del Colosseo, e dopo aver pagato il biglietto per la visita, il barbaro invasore se n'è andato appunto con le sue 40 auto, e a noi ci resterà appunto nient'altro, noi romani, che continuare indifferenti con dei mugugni e nient'altro a sguazzare nella quotidianità dei nostri super protetti che scorazzano sempre in ogni dove con le loro auto blu, senza appunto amministratori, oppure per esempio politici e amministratori vari che vanno allo stadio a spettacoli senza pagare biglietti, insomma amenità simili. Tanto poi il risentimento accumulato per queste cose lo potremo sfogare alla prossima visita presidenziale. Viva l'Italia, a questo punto oserei dire. Con questo io mi fermo nel commento. Spero appunto, come sempre, di sviluppare una certa un po' di commenti sul quando sarà appunto pubblicata questa nostra virgola, quando sarà messa la registrazione. Io ringrazio per la regia Donato Volpicella questa sera, come per tutte le altre. Ricordo che Libri TV è un'associazione che si sta prestando a fare il suo congresso, peraltro, e quindi sarebbe utile che vi iscriveste per poter partecipare, per darci idee, per darci un contributo. È molto semplice, costa molto poco, sta tutto sul sito
e vado rapidamente a illustrarvi il palinsesto di questa sera, e come sempre abbiamo con grande impegno cercato di mettere su. Dopo appunto la virgola, alle 20:45 lo spazio Certi Diritti, la conversazione sarà appunto spazio Certi Diritti, lo spazio consueto curato da Riccardo Cristiano, che appunto ci presenterà una conversazione con Emanuele Macca sul libro Troppo amore ti ucciderà, le tre vite di Don Marco Bisceglia di Rocco Pezzano, di Grafema Editore 2013. Questa è una trasmissione che è registrata. Alle 21:15 lo spazio Società Libera, la conversazione con Vincenzo Rita, direttore di Società Libera, questo è uno spazio curato da Marco Marchese. Alle 21:45 lo spazio Economia e Mercati, Open Market, i commenti appunto sull'analisi, commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari nella settimana, a cura come sempre di Alfredo Pauciulo. Alle 22:15 a tavola con i libri, spazio appunto curato da Giancarlo Calciolari, che commenterà questa sera il libro Morte di un magnate americano di Hans Tuzzi, Schira Editore 2013. Come potete vedere, per una serie di congiunture abbiamo, vi proponiamo oggi praticamente 4-5 con la virgola trasmissioni con 5 volti diversi, insomma è una cosa anche abbastanza inconsueta e io ne sono orgoglioso, insomma siamo riusciti ad alternare un po' queste voci. A questo punto io vi invito a continuare a seguirci su Libri TV, restituisco la linea a Donato Volpicella e iscrivetevi a Libri TV. Grazie.